preoccupazione, forse più che una preoccupazione, un trauma dell'abbandono. E io voglio dire, questo in qualche maniera penso che siamo in tanti a condividerlo. Non è una cosa semplice affermare siamo in un percorso che chiude questa esperienza. Qualcuno per 60 anni, giustamente. E da 30 anni che facciamo politica, se non vogliamo disperdere questo patrimonio, bisogna capire, cioè 17 che fare, ma su che cosa costruiamo? Di dire forse faremo qualcosa, a me viene molto difficile. E quindi c'è un atteggiamento poco scoperto anche di fare una epurazione, io lo dico con molta franchezza, anche al nostro interno. Quando si dice venite a fare la sinistra del Partito Democratico, ma se io devo fare la maggioranza o l'opposizione in un partito, di volta in volta questo è stato deciso dai congressi, non me lo deve addossare nessuno il ruolo che io debba avere. Io in un partito ci vado per fare la mia battaglia, che poi può essere prevalente o può non essere prevalente. Nunziatina, tu hai parlato, hai posto dei problemi poco fa, io desidero che tu mi ascolti. Dobbiamo prendere atto di un disegno che non condividiamo. Ecco, questa è la frase che... Dobbiamo prendere atto di un disegno che non condividiamo assolutamente. Questo già è un fatto oggettivo. Io personalmente non lo so. Noi dobbiamo a un certo punto confrontarci e cercare di occupare. Va bene, io non ho la presunzione di dire che a un certo punto tutto quello che ci sarà fra un mese sarà positivo. C'è un percorso da costruire, non si è dire. Io questa certezza che tu vuoi, io a un certo punto non ce l'ho né la chiesa. Ma si può avere problemi, siccome altre cose che ce l'ho tutte, in cui delle pari, cioè uno può dire delle critiche che subito esce. Adesso è che sa questa cosa. Ma che c'è? Io credo che noi, e qua non è che voglio fare il supponente, io penso che già l'hanno detto i compagni, al ritorno del congresso di Firenze un minuto dopo dobbiamo aprire la costituente per un grande partito della sinistra in Italia. Può finire. Io dico oggi noi che tipo di percorso dobbiamo fare. Certo, è difficile, perché noi ci diciamo no, perché noi non vogliamo lo scioglimento del DS. Noi abbiamo l'obiettivo di costruire un grande partito della sinistra. Questo è l'obiettivo che abbiamo. Ora dobbiamo stabilire come farlo, con quali strumenti, con quali mezzi. Come? Scusa, ti interrompo. Cioè, mentre individualmente ce lo diciamo, non mi pare che c'è questa grande cosa a livello nazionale. Questo è il mio disagio. Non mi... questo ce l'hai anch'io, chiaro, ho diritto. Noi dobbiamo avere la capacità di stare nel territorio, di stare nelle province, di uscire fuori, di mettere in campo tutti i compagni più autorevoli che abbiamo. Riordinando le idee. Allora, dobbiamo passarci, come dire, la mano sulla coscienza e capire cosa vogliamo fare, perché non è il fatto di dire la famosa domanda leninista che si fa, no? Perché ricorre sempre, poi Lenin è sempre presente. Che cosa facciamo? Il problema è capire intanto noi cosa vogliamo fare. Non possiamo chiedere a Mussi cosa vuole fare. Mussi ce l'ha chiaro cosa vuole fare. Diceva Kennedy, scusate se faccio questo dot di un comizio all'americana, diceva ai suoi cittadini americani, non dovete chiedere cosa il paese può fare per voi, lo Stato, ma voi vi dovete chiedere cosa potete fare per lo Stato. Cosa voglio dire? Noi ci dobbiamo chiedere cosa vogliamo fare per la sinistra, non per noi. Questo è ed essere chiaro a tutti. Cosa vogliamo fare noi per la sinistra? Ce lo vogliamo chiedere. A me non piacciono, ve lo dico molto chiaro, quei compagni che ancora sono, entro ed esco, perché non è la mia persona in gioco. Sono milioni di persone in gioco che avranno un punto di riferimento in meno, anzi non l'avranno più. O ci mettiamo questo bene in testa, oppure veramente andiamocene a casa, oppure restate nel Partito Democratico a fare la sinistra del PD, ve lo dico molto chiaramente. Io non sarò uno di questi.
non ce lo sono già ora, per cui non mi interessa più continuare in questo partito. Io sono venuto a forza per dirvi che io non ci sono più in questo partito. Punto. Buono, buono, buono. Buono. Innanzitutto c'è un clima, ma è molto veloce, no, vabbè, scusate, allora le rune servono a questo, no, non partecipo più, manco io. Innanzitutto c'è un clima da telebano, giusto? Chi ha dei dubbi e chi ancora non ha deciso, c'è proprio dei dubbi. Ma ci sei tu che interrompi, sei intervenuta già quattro volte, quando hai già fatto... Tu hai l'aria si accende, per cui... Hai l'aria si accende. Hai l'aria si accende tu. E questo è da tutto, proprio è tipico della sinistra radicale, questo avere l'aria si accende. Proprio è tipico della... Allora, dicevo, se non c'è un processo nazionale, c'è i compagni delle fondazioni, che cazzo vengono a dire ora, scusate. E appunto, e allora ci vuole un affrettarsi, ci vuole. Ci vuole un affrettarsi. Ho finito. E allora se mi fare caro con me, Santorella, io ho una discussione, che mi sento di fare? Non è che puoi non so, però, devo dire, devono parlare di... Ti fai una cosa, Casarò? Tommasello? Compagni, io ho una sensazione. Tommasello, vedi qua, vedi qua. Compagni, io ho una sensazione che è brutta, nel senso che stiamo confondendo le nostre dinamiche individuale con la politica. Guardate, noi dobbiamo ragionare in modo molto semplice. Noi staremo all'interno dei DS fino a quando la direzione nazionale del partito decide di diventare altro, perché quell'eredità storica sicuramente non appartiene a chi fonda il Partito Cristiano Illuminista. Ma voglio dire, con toni sommessi, noi dobbiamo individuare temi specifici, che sono il lavoro in questo cazzo di provincia, la questione dei giovani, la questione della casa, tempi e modalità. Io non ho paura, non si dire se si fa domani, se si farà fra 15 giorni, se si farà fra 20 giorni, però se noi individuiamo 5-6 centralità a partire dal territorio e dei bisogni, probabilmente, guardate, io la voglio dire in modo banale e grossolano, questo partito gli iscritti sulle questioni vere li fa, altrimenti diventa masturbazione ideologica, consentitemi questo termine. Cominciamo ad attivare una logica di assemblee pubbliche, di rapporto elettori ed eletti, e sui contenuti concreti sedimentiamo quello che è un percorso di partecipazione che poi nel merito ci vedrà poi costruire concretamente quella che è una sinistra reale nella nostra realtà. Grazie Mario. Poi Gioli. Il Partito Democratico tende a una partecipazione anche diffusa, ma fondata molto fortemente sulla delega, poi in buona sostanza. Anche il concetto che stanno recuperando di primarie per eleggere l'assemblea, diciamo, costituente, cioè per eleggere l'organismo della cosa, diciamo, quindi diciamo un organismo della cosa costruito in questa maniera, significa che anche lì ovviamente i più forti e i più, come posso dire, tra virgolette gettonati, diventeranno i dirigenti del partito. Cioè c'è un rovesciamento del ragionamento della sinistra, in cui la sinistra promuoveva dirigenti anche tra i lavoratori, tra, diciamo, tutti coloro che davano un contributo, li promuoveva e li faceva conoscere, diciamo. Il nostro percorso è un percorso che deve avere, come posso dire, deve essere basato sulla partecipazione e sui contenuti. Su questo possiamo tentare di costruire una sinistra diversa, che apra una stagione diversa nel nostro paese e che però ci sia, ecco, in Italia, non sparisca dal panorama politico italiano in quanto parola collettiva, ecco, perché poi è questo il punto che noi abbiamo. Il problema per cui noi, io personalmente, penso tanti altri di noi, non staremo nel Partito Democratico sono i contenuti. Tutte le battaglie che abbiamo fatto ci siamo ritrovati con tutte le altre parti della sinistra. E io vado per titoli: dai diritti dei lavoratori, l'etica nella politica, la pace, l'ambiente, i diritti dei cittadini. Io sono dell'idea che noi altri abbiamo affrontato il congresso provinciale andando su dei criteri che ci devono vedere proiettati oltre a questo partito. Abbiamo votato una direzione di 110 persone. Allora, è chiaro che se poi ci si ritrova con una direzione di 135 persone che non è stata votata dall'assemblea congressuale, per me questa direzione di 135 persone non esiste,
non è legittima perché non è stata votata dall'assemblea, quindi il discorso su questo per me è chiuso.